in questo numero di Qui Europa Magazine. Idrogeno verde, via libera ad aiuti per 450 milioni. Gas, un altro anno di consumi ridotti. 100 milioni per le tecnologie pulite. La Commissione europea ha dato il via libera agli aiuti da 450 milioni di euro varati dal governo italiano a sostegno della produzione di idrogeno rinnovabile. L'obiettivo è promuovere la transizione verso un'economia a zero emissioni in linea con il piano industriale del Green Deal. Il piano è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti dello Stato che la Commissione ha adottato per sostenere misure in settori che sono fondamentali per l'accelerazione della transizione verde e la riduzione dalla dipendenza dai combustibili fossili. La misura, finanziata nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, sarà disponibile per le imprese di tutte le dimensioni attive in Italia, ad eccezione degli enti creditizi e degli altri istituti finanziari. I progetti saranno selezionati mediante una procedura di gara aperta e competitiva. Il sostegno pubblico sarà erogato sotto forma di sovvenzioni dirette a copertura dei costi di investimento. Gli aiuti saranno concessi prima del 31 dicembre 2025. Il Consiglio Energia dell'Unione Europea ha raggiunto un accordo politico per la proroga di un anno dell'obiettivo volontario di riduzione del 15% della domanda di gas fissato dagli Stati membri. Il regolamento mantiene la possibilità per il Consiglio di attivare un alert dell'Unione sulla sicurezza dell'approvvigionamento. In quel caso la riduzione della domanda di gas diventerebbe obbligatoria. Il nuovo regolamento stabilisce un obiettivo volontario per gli Stati membri di ridurre il loro consumo di gas naturale del 15% tra il 1 aprile 2023 e il 31 marzo 2024 rispetto al loro consumo medio nel periodo tra il 1 aprile 2017 e il 31 marzo 2022. Gli Stati membri possono scegliere le misure con le quali vogliono raggiungere l'obiettivo. Inoltre, il Consiglio dell'Unione Europea ha raggiunto un accordo politico provvisorio con il Parlamento per aumentare la quota di energia rinnovabile nel consumo complessivo dell'Unione al 42,5% entro il 2030. L'intesa dovrà ora essere approvata da entrambe le istituzioni. I negoziatori del Consiglio e del Parlamento hanno concordato in via provvisoria obiettivi settoriali più ambiziosi nei settori dei trasporti, dell'industria, degli edifici e del teleriscaldamento. La Commissione europea ha lanciato l'invito a presentare progetti su piccola scala nell'ambito del Fondo per l'innovazione, uno dei maggiori programmi di finanziamento al mondo per la diffusione di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio. Il nuovo bando metterà a disposizione 100 milioni di sovvenzioni per progetti su piccola scala con una spesa in conto capitale compresa tra 2,5 e 7,5 milioni nei settori delle energie rinnovabili, della decarbonizzazione e delle industrie ad alta intensità energetica, dello stoccaggio di energia e della cattura del carbonio, dell'uso e stoccaggio. Queste tecnologie dovrebbero essere sufficientemente mature e avere un forte potenziale per conseguire significative riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra. Il Fondo per l'innovazione può finanziare fino al 60% della spesa complessiva in conto capitale di un progetto su piccola scala, consentendo così alle tecnologie innovative di superare i rischi normalmente legati alla commercializzazione ed accedere al mercato. I progetti saranno valutati in base alla loro capacità di evitare le emissioni di gas a effetto serra, al potenziale di innovazione, alla maturità finanziaria, tecnica e operativa, come pure al potenziale di espansione e di efficienza sotto il profilo dei costi. Nel quadro dei precedenti inviti sono stati selezionati progetti che promuovevano processi pionieristici, ad esempio l'uso dimostrativo di forni ibridi per elettrificare parte della produzione di lana di vetro e vetro che convenzionalmente impiega combustibili fossili.